La bestia di una società ingiusta che rappresenta ogni dittatura, che pare invincibile e che invece ognuno con le proprie forze e alleanze di bene può sconfiggere. La bestia che impone il suo sigillo, come si dice nel libro dell'Apocalisse, ma che oggi ci può suggerire una visione della condizione presente. A concludere così tra gli applausi la seconda edizione del convegno alla responsabilità sociale di Banca Mediolanum, il prestito di soccorso al servizio delle fondazioni antiusura, è l'arcivescovo. Nell'aula, più un decimo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal riferimento all'Apocalisse nei capitoli 13 e 14 prende infatti spunto il suo intervento. I cristiani in tante parti della terra vivono così, cioè in nome di Dio dicono che la gloria di Dio è l'uomo vivente, difendono l'umanesimo integrale, l'umanesimo che esalta l'uomo, anche se devono farlo contro un sistema economico, un sistema finanziario, un sistema produttivo, un sistema militare, politico, che invece vuole fare dell'uomo una pedina per una strategia, per un calcolo, per un trionfo della bestia di cui parla l'Apocalisse. Questo è il mio tributo, conclude Delpini, di omaggio alle persone fiere, competenti, generose, come quelle che per un intero pomeriggio si sono alternate al tavolo dei relatori dell'Assise, docenti, economisti, volontari, i vertici di Mediolanum e dell'omonima fondazione. Si stima che più di 5 milioni di famiglie italiane siano attualmente in difficoltà finanziarie, con un aumento del 25% rispetto al 2021. I dati del Registro Nazionale degli Indebitati mostrano che nel 2022 si è avuto un aumento del 10% dei casi di sovraindebitamento, ha sottolineato in apertura Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative della Cattolica. Questa esperienza dei prestiti di soccorso, che ha delle radici antiche, perché i monti di pietà o le casse di raccolta sono già delle realtà che concretamente hanno dato questo contributo all'inclusione finanziaria, possono essere appunto l'esempio a cui ispirarsi per trovare formule nuove per includere piuttosto che escludere attraverso l'esercizio del credito. Osservazioni cui ha fatto eco Antonella Sciarrone Alibrandi, ordinario di diritto dell'economia in Cattolica, che ha evidenziato l'importanza, nella logica indicata dall'arcivescovo, di fare rete e di dotarsi di strumenti adatti. È proprio questa la logica del lavoro che svolgiamo qui, perché spesso c'è anche la tentazione di considerare problematiche di questo tipo talmente grandi nelle dimensioni e anche radicate da far fatica a contrastarle. Invece l'idea è proprio quella di poter passo passo, però in rete, insieme, individuare soluzioni che, come quella che oggi qui abbiamo rappresentato e illustrato, i prestiti di soccorso di Banca Mediolanum, possono essere anche delle buone prassi da imitare da parte di altri e con beneficio per tutti. Parole condivise da Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiane, presidente della Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura San Giovanni Paolo II, che riunisce oggi 35 realtà di carattere diocesano, oltre che della Fondazione San Bernardino, espressione delle 10 diocesi lombarde. Ciò che ci sta veramente a cuore è l'aspetto educativo rispetto alle famiglie che sono indebitate e che spesso si affidano al gioco d'azzardo o all'usura. Un identikit del sovraindebitamento confermato dal resoconto di 15 anni di attività di prestito di soccorso condotto da Banca Mediolanum. Dal 2009 oltre 5 milioni di euro erogati, con un importo medio di 10.300 euro e un interesse simbolico pari all'1,25%, che ha consentito di aiutare più di 600 famiglie, così come ha raccontato Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, che collabora con 15 fondazioni antiusura. Dialogando con Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. La responsabilità di ognuno di noi è quella di guardarsi attorno e di poter dare una risposta lì dove si accorge che c'è un bisogno nel quale si può fare qualcosa. E per esempio, ecco, questa giornata che abbiamo dedicato ai prestiti di soccorso è una delle nostre risposte che siamo attivi già da molti anni e siamo molto felici di poter contribuire in questo modo, perché è un modo per dare dignità alle persone aiutandole a rimettersi in piedi.